La buona notizia, la nostra rubrica di approfondimento del Vangelo della Domenica. Questa settimana siamo collegati con Don Massimo D'Abrosca, parroco di Borgonuovo di Sasso Marconi, anche vicario pastorale del vicariato di Setta. Buonasera Don Massimo. Buonasera Don Andrea. Don Massimo, allora questa settimana è un passaggio importante per la vita della comunità cristiana perché inizia con domenica appunto il nuovo anno liturgico, prima domenica di Avvento. Un'occasione nuova perché un inizio è sempre una nuova partenza, quindi diciamo che è una buona occasione per ricominciare un tempo nuovo. Abbiamo bisogno, no, ogni tanto di risentire anche nel campo proprio della quotidianità questa occasione. Che cosa significa avvento, così per aiutare i nostri ascoltatori? Nella parola avvento è contenuto in radice il significato dell'attesa e quindi qualcosa che sta per arrivare, quindi richiama immediatamente un fatto che per noi è immediatamente il Natale, ma non soltanto. Ma il fatto stesso della presenza per noi del Signore che è vivo, è presente in mezzo a noi e ci assicura appunto del suo esserci, del suo essere nella nostra storia. E proprio a questa attesa ci orienta in maniera molto forte, diciamo, la pagina del Vangelo di questa domenica. Innanzitutto entriamo nel Vangelo di Marco, che diventerà la nostra guida insieme all'Evangelista Giovanni per alcune settimane, soprattutto durante l'estate. Ecco, Marco diventerà il nostro punto di riferimento. E il brano di questa domenica, diciamo, è un brano molto forte. La parola vegliate mi sembra la parola chiave di questo brano. Assolutamente, fra l'altro è un brano che a una prima lettura potrebbe forse più mettere paura che un senso invece positivo, no, di accoglienza di qualche cosa che sta per accadere. Penso che forse più che paura ci richiami questo vegliare a una sorta di impazienza che si genera nell'uomo e in ciascuno di noi come potenziale disponibilità del cuore ad attendere qualcosa che sorprenderà, no? Nel brano del Vangelo ci sono un po' questi elementi che richiamano l'improvviso, l'ora non conosciuta, un fatto che sta per capitare, un ritorno, no? E ci coinvolge profondamente anche emotivamente nel domandarci il perché di questo e che cosa accadrà realmente. Pensando proprio davvero alla parola vegliate, no? Quindi siate pronti, siate lì, cioè la vostra attesa sia un'attesa viva, no? Attiva, mi viene in mente un po' questo, che forse è proprio di chi attende l'essere in qualche modo capace di desiderare, no? Di cercare, di guardare avanti. È un atteggiamento che ci mette quindi forse in discussione anche circa le nostre attese personali e quanto forse in questo momento siamo ancora in grado di attendere qualche cosa e qualche cosa che possa sostanzialmente rinnovarci profondamente. L'attesa del Signore che viene in questo Vangelo, che comunque ci richiama a una visita inaspettata, è forse l'inaspettato che molto spesso nella nostra vita, anche per la nostra fatica, le nostre delusioni, ormai abbiamo messo da parte, no? Forse a volte rischiamo di non attendere più nella nostra vita, la vita a volte ci delude. Don Massimo, il tempo vola, dimmi cosa hai pensato per la tua parrocchia, come la tua comunità si prepara a vivere il Natale e anche questo tempo liturgico dell'Avvento? Per noi è un momento particolare, fra l'altro siamo in un anno in cui ricorderemo due anniversari importanti, i 30 anni della nuova chiesa e 50 anni della parrocchia, e credo che sia il Natale per noi un modo per ritrovare un senso di fiducia profonda nel costruire insieme una comunità, nel credere nella presenza del Signore reale che viene a cambiare e ci rende capaci di costruire insieme. Penso alle sfide quotidiane della vita di tutti i giorni e l'occasione di ritrovarci insieme ripartendo proprio da lì, da quel punto che sarà poi l'anno zero, no? E quindi dire rimettiamoci un po' in gioco, no? Riprendiamo un po' in mano anche quello che è pane quotidiano, che è sotto gli occhi di tutti e da sempre, da tanti anni, ma forse
non ci rendiamo conto quanto è prezioso quello che abbiamo. Bene, Don Massimo, grazie, grazie di cuore e un augurio di buona domenica e di un buon cammino dell'Avvento a te, alla tua comunità e anche a tutti quelli che ci ascoltano. Buona serata. Grazie a te e a tutti quanti, ciao.